Buongiorno a tutti i frequentatori della Biblioteca di Besnate e delle biblioteche del Consorzio Interbibliotecario Panizzi. Questa è una piccola proposta di lettura, ne faremo anche altri, non noi ma anche altre persone, su testi fondamentali. Mi accompagnerà nel video successivo Giulia Provasoli, che leggerà con molta intensità, con molto maggiore intensità e professionalità rispetto a quanto potrei fare io, un brano del libro che vi presento oggi, che è Il viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline. Questa è la migliore traduzione italiana, che è quella di Ernesto Ferrero, che probabilmente troveremo in tutte le nostre librerie. Questo invece è il testo originale in lingua. Louis Ferdinand Céline ha messo in epigrafe del suo grande capolavoro, immenso capolavoro, un brano tratto dalla canzone delle guardie svizzere. Ve lo dico in francese e poi ve lo traduco. Il brano anche in edizione italiana è in francese. Notre vie un voyage dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. No, la nostra vita è un viaggio nell'inverno e nella notte. Noi cerchiamo la nostra via, il nostro passaggio nel cielo dove niente è illuminato, niente riluce. Il titolo del libro è tratto appunto da questa canzone delle guardie svizzere. Insieme a Morte a credito, Il viaggio è il testo più importante di Céline, un autore maledetto, scandaloso, un sovversivo, una personalità contraddittoria, però un grande e ineludibile classico del Novecento. Il viaggio al termine della notte, seguo una traccia per essere più sintetico possibile, è il viaggio appunto nella notte della condizione umana nel cuore di quel secolo sanguinoso che è stato il Novecento, che Céline ha attraversato. È una Bibbia degli umiliati e offesi, di cui Céline è stato un compagno. E nella narrazione di cosa si tratta? È proprio un viaggio picaresco, che inevitabilmente diventa un viaggio iniziatico, in cui il protagonista Bardamu, che è un doppio di Céline, si accompagna a una sorta di doppio che è Robinson e incrocia alcune figure femminili disposte tra la pesantezza e la grazia, per usare un termine di Simone Weil, quali ad esempio la ballerina, la Grazia, Lola, e la prostituta, la carne, Molly, Molly di cui parlerà il brano che ci leggerà Giulia. Il romanzo si svolge, la vicenda del romanzo si svolge, che appunto è parzialmente, è anche un'autobiografia trasfigurata, su sostanzialmente tre sfondi che ha attraversato anche Céline nella sua biografia. La prima guerra mondiale, vista dove Céline, alla quale Céline partecipò nei campi delle Fiandre, da Céline vista come bassa macelleria. L'Africa coloniale, secondo Céline, vittima di una predazione criminale dell'Occidente capitalista, e gli Stati Uniti, dove Céline si recò, gli Stati Uniti della fabbrica forzista totalitaria. Il libro di questo grande eretico del Novecento è un libro duro, spietato, satirico, che però si apre a improvvise illuminazioni, a vere e proprie piccole radure di pietas che il lettore sicuramente porterà sempre con sé. Non so se avete capito, a mio parere è un libro con il quale non si può barare e che può delimitare nella biografia di ogni lettore un prima e un poi, un prima e un dopo la lettura del viaggio al termine della notte. È un libro che ha una scrittura funambolica, che ha una sintassi spezzata, che i critici hanno definito come la petit musique di Céline, e che l'analogia migliore è quella con il jazz, col bebop, che sicuramente può insegnare che la letteratura, può insegnare per sempre al lettore, che la letteratura non ha tanto a che fare con le idee, con la bella pagina, col libro, ma è una questione che ha a che fare con la verità. E per finire, per rendere omaggio a questa figura contraddittoria, anche un collaborazionista che pagò sempre sulla propria pelle i suoi errori e che terminò, l'ultima parte della sua vita Céline la trascorse come medico dei poveri nella periferia occidentale di Parigi, dove è sepolto a Meudon,
Però per rendergli omaggio voglio usare un'immagine, una luminosa immagine trovata dalla grande del nostro Novecento, che è Elsa Morante, che si riferisce al momento in cui Céline, per fuggire temendo per la propria vita nel 1944 da Parigi, fa un viaggio attraverso l'Europa in fiamme, dirigendosi attraverso la Germania verso la Danimarca. Céline scappa con la moglie Lucette, la ballerina che appunto incarna la grazia. Tra l'altro, Lucette Almanzor, la vedova di Céline, è morta lo scorso novembre a 107 anni. Con la moglie Lucette e il gatto Bébert. Questo è un libro su Bébert, il gatto di Céline. Fugge appunto inseguito dalla morte attraverso la Germania in fiamme, e Elsa Morante fotografa questo momento e ella dice, riferendosi a Céline: uno che fugge infilandosi un gatto in tasca assomiglia più a un santo che a un barbone. E siccome i grandi non sbagliano mai, non sbagliava Elsa e non sbagliava neanche lui Ferdinand Céline, pur con tutti i suoi errori. Beh, buona lettura, coraggiosa, ma solo se si rischia si può trovare un senso in quello che facciamo. Buona lettura a tutti i lettori del Consorzio Interbibliotecario Panizzi, e passo il testimone a Giulia Provasoli che ne leggerà un brano molto intenso.